Ciao, sono io, davvero io, sono vivo. Cioè, che poi se mi seguite su TikTok e probabilmente mi seguite su TikTok sapete che sono vivo, però sono tornato su YouTube, yuppie. In pratica oggi mi era venuta voglia di fare video. Appunto, scusate le condizioni perché in pratica oggi mi era venuta voglia di fare un video. Però Canon morta, Osmo che è morto, tutto morto, l'ho fatto col telefono e faceva schifo, quindi l'ho rifatto, cioè lo sto rifacendo adesso. Qua la prova del video che ho fatto oggi diverrà più carino. Però la qualità della scena, quindi ora lo rifaccio con la Canon mezzo in pigiama. Pigiamino. E questa è la maglia che avevo sotto la camicia che avevo nel video prima. E nulla, sono solo qui per dirvi che. Cioè, in realtà non sono solo qui per dirvi questo. Sono qui per dirvi che questo sarà un vlog di tipo una settimana, di questa settimana, però recap della mia vita finora in quest'ultimo mese. Sono al liceo artistico. Sono davvero, davvero, davvero felice. Penso che. Non lo so, non ho ansia, non ho. Cioè, sto davvero bene finalmente e sono davvero felice di tutto ciò. E nulla. Sono felice, sono al liceo artistico, per ora sta andando tutto bene e vi porterò un po' con me in questa settimana dove dovrò studiare un po' perché ho molte verifiche, ne ho avute due negli scorsi giorni, cioè una ieri, una oggi, ne avrò una venerdì, una sabato e poi una consegna per domani, un sacco di roba. Quindi vi porterò un po' con me nello studio. Oggi pomeriggio ho studiato un po' storia. E poi ho lavorato al cosplay di Kuromi per Luca Comics, foto, video allegati, boh. Ok, e nulla, sono davvero felice. Ora che sono al liceo artistico sto davvero bene. E nulla, oggi mi è venuta questa voglia di fare video e visto che, cioè, l'ho fatto, è stato fallimentare, però ho detto basta, ora faccio la intro, appena mi si carica la Canon, perché se non inizio oggi non inizio più, e nulla. Sono qui, sono tornato e vi porterò con me in questa settimana. E nulla, spero tutto ciò possa piacervi, sono davvero felice. Probabilmente tutta questa parte di video è stata veramente incasinata, non si è capito un cazzo, però nulla, sono tornato e farò un vlog di una settimana. E sono felice. Fine. Cado. Sono davvero felice. Vi faccio vedere la consegna che devo consegnare per domani. È un po' brutta, lo dico già, però io ci ho provato, cioè è il primo ritratto che faccio. Dovevo disegnare questa amica. E l'ho fatta così. Questa è la mia amica e questo è il disegno. Allora intanto fit check di oggi è mercoledì, ho dovuto guardare sul computer, non so come cazzo farmi vedere, però questo jeans e poi le Converse alte. Oddio, è difficile farvi vedere. Fanculo. Il telefono è su letteralmente con un pacco di Oreo. L'ho fatta. Ho appena tornato da scuola, ho mangiato fuori, nel senso, visto che non faccio religione, sono uscito un'ora prima e sono passato a prendere la pizza, l'ho mangiata e poi sono arrivato a casa e oggi devo tipo studiare solo dell'arte e inglese, che mi sono accorto che non sapevo davvero un cazzo di inglese e ho la verifica tra 2 giorni, però domani non potrò studiare perché torno a casa alle 7 da scuola, quindi nulla, oggi pomeriggio studierò un po' quello. E nulla, oggi a scuola è andata bene, cioè. Devo consegnare il disegno che avevo fatto vedere ieri, che vi lascio poi tipo delle foto, visto che oggi ho fatto delle foto più carine al disegno. Però mancava la prof, quindi siamo stati tipo 2 ore lì, vedo che il telefono sta per cadere, tu direi di non fare un cazzo e poi abbiamo fatto quello che c'era con la prof dopo, quindi quel disegno lo consegnerò poi. E nulla, oggi mi metterò ora un po' a studiare. Mi sono dimenticato tipo di registrare clip della pizza, quelle cose lì, però vabbè, nulla, ho mangiato una pizza, nulla di esaltante. Nulla, a dopo. Pausa merendina, adesso mi mangio con queste fette di prosciutto. Merendina. Sono andata tutta la sera, cioè tipo fino alle 9 a studiare storia dell'arte.
quindi tipo un'altra ora rispetto a quello che ho fatto oggi, ho tipo riassunto in una, due, tre pagine quello che ci va per la verifica, e poi devo aggiungere la roba qui e poi integrare dal libro e sarà un disastro. Però sono troppo stanco e odio con tutto me stesso questa merda di chiesa, la Basilica di San Vitale. Cioè, ma ora a parte che il mio disegno non è brutto, ma vi pare una cosa normale questa pianta? Cioè, anche se non ne capite un cazzo. Cioè, Dio, cioè, nel senso, che cazzo è? Sono tornato a scuola, alla fine non sono tornato alle 7 come pensavo, perché la professoressa di ultima ora mancava, non avevano detto ai genitori che c'era da uscire, però comunque sono andato dalla bidella e alla fine in qualche modo siamo usciti, cioè siamo tornati a casa senza fare il rientro pomeridiano. Adesso, cioè, sto facendo il cordino, io ho questo nero per il corsetto di Kuromi e ora lo voglio fare rosa, quindi ho tagliato il filo e adesso devo fare il coso. Però mi serve un qualcosa per truccare il coso che brucia senza bruciarmi. Che poi ieri ho toccato e anche attraverso il foglio mi brucio, però almeno mi brucio un po' meno. No, niente, viene piatto e vabbè. C'è un altro lato. Visto che sono furbo come pochi, ho tipo fatto sta roba di bruciarlo con l'accendino invece che accendere la candela, perché non lo so, sono stupido. E adesso però ho dovuto tagliarlo qui perché non ci passava nei buchi, perché ovviamente io prima di infilarlo nei buchi, vabbè, ho fatto tutto un sacco di cazzate, adesso ho finito l'accendino, però qui l'ho dovuto tagliare perché non passava nei buchi, quindi adesso devo riscaldarlo e nulla. Ho finito il mio accendino preferito, devo usare questi accendini di merda, che se li metto tipo a testa in giù rischio di bruciare, vabbè, accendini del cazzo. Quindi adesso accendo la mia candela, che è la mia candela, ok. Ok, forse ho risolto. Ok. Funziona, ce l'ho fatta. Con questi pantaloni non c'entra un cazzo. Poi vabbè, ovviamente lo metterò quei pantaloni neri suoi del costume che ho pensato. Però nulla, che vabbè, poi lo metterò quei pantaloni neri alla camicia. Però eccolo qua. Ok, sono qui in pausa studio, sto studiando inglese. Oddio, non so, penso la fotocamera sia lurida o non so cosa, però vedo colori strani, aspetta. Pausa da inglese, stavo studiando sta roba di questo libro che hanno letto quest'estate i miei compagni, perché fa la verifica domani e boh, mi sono accorto di quanto faccio schifo la mia pronuncia. No, perché ho avuto professori che non mi facevano mai tipo fare speaking, quindi nulla, meno male che la verifica è scritta. Comunque mio papà mi ha portato questo gelatino, cioè la mia, cioè io amo questi gelatini, vabbè, anche se non faccio vedere la confezione penso che sono troppo buoni, quindi nulla, pausa gelato. Ho finito adesso di fare skincare, volevo fare vedere la fascetta, però me l'ho tolta e se la metto mi struccia sulla faccia, quindi non me la rimetto. Nel caso di, tipo, metto una foto, anche se l'ho fatta vedere un miliardo di volte quella fascetta, e nulla, come un bambino sbrodolino mi sono sbrodolato, nulla. Eccomi qua. Non è veramente oscena il mio bagno. Che diversivi, ok. Nulla. Adesso penso di giocare un po' a Minecraft, non lo so. Stasera ho riusato questo. Ma guarda, devo farvelo vedere. Bene. Con la manina dietro. Non si legge neanche con quello spot del cavolo di Kylie. E boh, funziona molto bene. Prima mi dimenticavo di usarlo perché tipo usavo sempre questa crema e non si può usare insieme. Invece ultimamente mi sono fatto tipo una lista, quelli di martedì e mercoledì, dove scrivo cosa devo usare ogni giorno, così ci sono degli spazi in cui uso un'altra crema che non posso far rivedere perché c'è appoggiato sopra il telefono. Comunque posso usare anche questo e boh, ha funzionato, cioè nel senso, queste macchie prima erano brufoli e ho usato due giorni e sono sparite, cioè sono spariti i brufoli, ora ci sono le macchie che ci metteranno un'eternità a sparire, cioè tipo tra una settimana o due dovrebbe arrivare un siero per le macchie, però per ora sta
spariscono con la loro calma e nulla. Questa clip in cui metto i prodotti a posto non è assolutamente qui solo per farvi vedere quanto è carino il cassetto, ora che l'ho messo in ordine. Cioè, che poi aprendo e affidandolo è tutto disordinato qua dietro. Ok, è ordinato. Qua ci sono tutti i campioncini di merda di profumi, tutti i miei burrocago e prodotti labbra, maschere e pimple, minchia di sticker per i brufoli, cagatine, tipo un burro cacao a forma di pesca, cioè scusatemi. E poi le cose che uso ogni tanto, tipo questo che uso una volta a settimana, questo che uso una volta a settimana, questo che uso una volta a settimana, questo che uso tutte le volte che uso questi, e vabbè, altre cose. Farvi capire quanto presto mi alzo per andare a scuola. Fuori è buio e ci sono i lampioni. Vabbè, comunque ora vado al binario. Che schifo! Veloce non va per un libro, due dalla mia libreria. Mio marito, guardatelo bene. Senza sposarti. Guardatelo bene, guardatelo bene. No, non è lui. Lui fa schifo. Aspetta. Eccolo. Mio marito è in TV. Quello lì. Ale. Ce l'ho fatta, però boh. Buongiorno. È domenica. Io, come un bravo youtuber, ho messo qua dietro le lucettine per fare tipo il dietro bellino. Però poi vi ho messo su e non si vede una sega. Però vabbè, che poi sembra più disordinato con quelle lucine, quindi facciamo finta di niente. Comunque, buongiorno. Buona domenica. Era finito di fare skincare e mi sono accorto che sono le 10.04. E ieri ho detto, vabbè, vado a dormire tardi, tanto domani è domenica. Inconsapevole del fatto che devo studiare assolutamente tutta storia oggi, perché poi ho la verifica. Devo anche fare gli scavi. E ho letto forse metà delle pagine che devo leggere, quindi nulla, non so come andrà a finire, non so come andrà a finire, però buongiorno. Inquadratura orrenda, però boh, se mi metto più su, tipo, non lo so, orrenda, vabbè. E nulla, buongiorno. Oh mio Dio, ho appena guardato il mio computer e è lurido. Adesso lo smontiamo insieme, tolto il vetro. Abbiamo inquadratura così, siamo più professional. Io vado a prendere oh mio Dio, che schifo. Ok, sono munito di aspirapolvere, vorrei farvelo vedere perché è rosso, anche se è bruttissimo, però mi secco a spostarvi, quindi nulla, lo accendo. Allora, io con queste uscite sembro sempre l'ultimo dei rincoglioniti, no? Però in realtà è... casa di disturbati. Allora, io questo wide coso poi sembra un patato. Oddio, così sembra, vabbè, non so cosa sembra, però sembra. Cos'è questo? Yogurt alla vaniglia intero. Cosa c'è da dire su yogurt alla vaniglia intero? Tante cose, perché io ho sempre mangiato yogurt magro. Perché compravano quello. Perché sono fissati con, cioè, vabbè, sono tutti rompicoglioni. Cioè, nel senso che se vuoi un biscotto in casa mia è più buono il tavolo. Però c'era questo yogurt perché era in casa, perché mia mamma voleva farci una torta. Perché almeno per le torte non lo prende magro, che sennò mi fanno sbocca. Ho detto, ne mangio uno. È buonissimo, cioè nel senso, è così buono lo yogurt in realtà, non fa schifo lo yogurt. Comunque ho studiato tipo tutte le pagine che avevo già studiato in precedenza, le ho schematizzate, adesso però ho troppo poco tempo per leggere tutto, poi schematizzare, perché ogni volta che schematizzo rileggo, quindi adesso leggo una pagina, schematizzo, bla bla bla, e però visto che sono stanco, perché è tipo 3 ore che sono qui, adesso inizio la mia fase di essere veramente lento, sono su Discord con i miei amici e tipo leggo 3 righe,
scrivo una parola e poi parlo un'ora, però vabbè, tanto tra poco mangio, quindi nulla, ora sono nella mia fase di studio lento. Nulla, alla fine letteralmente ho letto tre parole e poi mi sono messo a giocare a Genshin perché non lo so, sono stanco e poi finirò di studiare oggi pomeriggio, spero. La fotocamera è lercia. Non so da quant'è che non aggiorno questo vlog, comunque sto giocando a Minecraft. Interessante, intrattentivo. Ciao a tutti. Sono le 4:16. Io domani ho la verifica di storia e non ho ancora iniziato a studiare. Vabbè. Oggi tipo in classe, nelle prime ore non avevo molto da fare, quindi ho tipo fatto tutti degli scanni. Tutta la roba di una risoluzione, tutta la roba della verifica, quindi nulla, alla fine penso di non metterci troppo, almeno oggi a studiare, perché sono riuscito a avvantaggiarmi in classe, e nulla, quindi oggi pomeriggio probabilmente studierò, poi finalmente questo è il primo lunedì in cui non vado in palestra, perché io odiavo andarci, quindi alla fine ho smesso di andarci, e oggi è il primo lunedì in cui non ci vado, e farò un po' di qualcosa a casa oggi o domani, e nulla, vado a studiare. È appena successa una cosa, io sono ancora shock, cioè non mi era mai successo, nel senso che io ho sempre odiato Douglas, ok, perché boh, mi stavano sul cazzo tutti. Oggi ci sono andato per prendere una roba di Kylie che ce l'hanno solo lì e hanno detto, bah, spendi un euro e ti diamo la pochette di Dior, così. Io nulla, ho la pochette di Dior qui, ora non si vede, dopo arrivo a casa e l'apro. Che bello. Ok, sono tornato a casa alla fine, ci ho mangiato varie cose e adesso sono qui per farvi vedere questo. C'è gratis, regalo. Eccolo. Cioè, boh, è carino. Poi, tipo, cioè, è molto, tipo, grande, capiente. Quindi, tipo, c'entrano tutte le mie cose, tipo, se vado in viaggio, quindi, comodo. Adesso vi faccio un po' di haul di quello che ho comprato. Una cosa. E poi, nel mentre, mi ho trovato anche questo. L'olio, il detergente. E nulla. L'hanno regalato, che bello.